Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi con un immenso video acquisti. Cioè, ho comprato un sacco di cose ultimamente e quindi ve le faccio vedere assolutamente e direi anche di cominciare praticamente subito. L'unica cosa, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciare un like a questo video se vi piace e lasciare un commento in fondo al video se vi va. Comunque, detto questo, molto in breve, cominciamo dagli acquisti. Allora, per prima cosa vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto da Toys. Come vedrete, probabilmente in copertina c'è la scritta Toys gigante. Allora, il primo acquisto, che in realtà è un regalo, è lei. Allora, è Elsa. Ora cerco di non farci andare sopra il riflesso. Comunque, è Elsa Disney Style Series. E allora, c'è tanto riflesso, però vabbè. È veramente bellissima. Cioè, ora vi faccio rimanere la vicina per farvi vedere il viso. E lei l'ho presa principalmente perché avevo un'Elsa sempre della Hasbro, perché questa è Hasbro. Però era una versione un pochino più economica e questa mi piaceva veramente tanto e quindi mi è stata regalata. Vi faccio vedere anche il dietro. Vabbè, questa qui, come vedete, è del 2021. Però io l'ho trovata ora, prima non l'avevo mai vista nei negozi, almeno da me, poi tanti so che ce l'hanno già. E dietro c'è questo bellissimo artwork di Elsa, che è bellissimo. E poi vabbè, abbiamo le solite scritte, insomma le avvertenze, poi c'è anche una descrizione, che però non c'è in italiano, c'è in tutte le lingue tranne l'italiano. Magari ve la avvicino, se riuscite a leggerla, ma non credo, ve la lascio. Allora, Elsa praticamente è così, ha questi orecchini, diciamo, molto fatti tipo a rombi, e poi abbiamo il vestito tutto di tulle bianco e viola con i brillantini applicati sopra e poi viene venduta direttamente con lo stand. L'unica cosa che devo dire di questa bambola è che io sono andata a sceglierla praticamente in negozio anche se mi è stata regalata perché ne avevo viste già in un altro negozio e il problema è che tante hanno o le ciglia rotate male, perché ha le ciglia rotate, oppure i capelli che sono un po' messi male. Quindi praticamente l'ho dovuta scegliere tra tutte quelle che ci avevano, che erano tipo 5 o 6, perché non ce n'è una uguale all'altra. Quindi se vi interessa, io l'ho presa da Toys con lo sconto che c'era prima, ma mi sa che c'è ancora, di 10 euro ogni tipo 40. E quindi invece di pagarla a prezzo pieno l'ho pagata 24,90. Cioè, l'ha pagata chi me l'ha regalata 24,90. E è veramente bellissima. Vi ho detto, l'unica cosa che dovete stare attenti è quel dettaglio lì. Comunque lei è meravigliosa. Allora, primo acquisto fatto da Toys, poi da Toys ci sono ritornata. E ho comprato un'altra cosa che mi ha stupito trovare in negozio perché è una cosa che vi faccio vedere del 2010. Allora, e sono loro. Allora, gli ovolotti dei cuccioli cercamici. Allora, avevo un sacco di cuccioli cercamici da piccola e non pensavo li facessero più perché pensavo che avessero proprio smesso di farli o comunque non fare le versioni grandi così, quelle che si vendevano insomma nei negozi di giochi invece delle bustine e basta. E sono andata in questo Toys che tiene della roba vecchissima vicino a me e cioè, tiene. Ho trovato queste cose che non pensavo avessero mai e c'erano questa famiglia di granchi. Allora, queste sono le famiglie e in questa scatola qua venivano vendute o le famiglie di granchi e di pucini, pulcini, oppure venivano venduti anche dei pezzi della collezione. Però questi non li ho trovati. Ho trovato la famiglia di granchi che ci avevano ancora, era l'ultimo pezzo di questa linea. E poi ci avevano anche quel set con quattro animaletti degli amici del bosco. Non mi ricordo bene il nome della serie, comunque quelli del bosco, per capirci. E quelli erano addirittura più vecchi, perché se questi sono del 2010, quelli lì che avevo visto in negozio erano del 2008. Comunque, io adoravo i cuccioli cercamici, non li ho più e quindi quando ho visto questi a 9,90 non potevo non prenderli e quindi li ho presi tutti. Non li apro perché mi piacciono da morire così e poi i cuccioli cercamici tanti perdevano i pelini sopra. Quindi
E quindi mi dispiace un po' se mi si rovinano e quindi li lascio così. Ma poi è una scatola troppo bella, cioè, però mi siedono, no, questi sono miei. Poi costavano veramente poco, perché ora mi sa che, vabbè, non le fanno più queste versioni, però penso che se dovessero farle adesso costerebbero molto di più. Allora, cambiando completamente genere, sono stata in un negozio a Livorno che praticamente c'ha il magazzino che chiude. Quindi praticamente il negozio non chiude, ma si appoggerà un altro magazzino per le cose. E ho trovato delle cose, ho trovato tutto al 60%. E quindi praticamente ho comprato una cosa che non mi sarei mai sognata di comprare, se non fosse che costavano veramente poco. E ho comprato, vi faccio vedere, ce l'ho in questo sacchetto perché sennò si rompono. Ho comprato delle candele profumate. Allora, ho comprato questa qui, che è una giara piccola. Non sono Yankee Candle, per chi se ne intende, sono Princess Candle. Non so se magari si vede. E questa qui è la fragranza Moonnight Clair de Lune. E questa fragranza qui mi sembra che la fa anche la Yankee, però non è di questo colore blu, è del colore quasi giallino, forse beige. Comunque, hanno un profumo buonissimo. Questa qui non so descrivere il profumo, ma è per me è spettacolare. E l'ho comprata nella Zara piccola, ma anche, siccome non mi bastava, nella Zara grande. Allora, nella Zara media, scusate, perché questa qui è media. Questa qui anche l'ho già accesa. E l'unica cosa, ci ho dovuto prendere un accessorio a parte che mi arriverà per posta, perché praticamente quella media non brucia bene, perché praticamente ha bisogno, siccome è come la Yankee, c'è uno stoppino solo, praticamente ha bisogno dell'Illuma Lid per bruciare bene. Chi se ne intende lo sa. E niente, ho comprato questa candela profumata della stessa fragranza di quella piccola. Allora, quella piccola con lo sconto veniva a 4 euro, quella media 8 e quella grande 12. Allora, poi di media ne ho presa un'altra. Costavano poco, che fanno? Le prendi, le prendi. Allora, ho preso questa qua, Spa Moments. E questa qui facevano anche la piccola, però mi piaceva talmente tanto il profumo che ho detto non la prendo. Questa qui l'ho presa piccola, ma perché la voglio mettere in un posto dove non ho tanto spazio? Mentre invece questa qua ho deciso di prenderla media e l'ho anche già accesa perché fra l'altro questa l'ho lasciata in macchina un po' così e un po' di cera si era afflosciata da una parte, che l'ho accesa per ripianarla tutta. E è andata abbastanza bene, anche se come l'altra ha dei problemi a sciogliere la cera. Allora, questa sa veramente di spa. Cioè, voi andate in una spa, c'è questo odore qua. È bellissima. Davanti c'ha questi fiori, insomma, bianchi, con queste pietre, tipo. Non è un granché il disegno, cioè non sono belli come, magari come quelli degli Yankee, però vi assicuro che il profumo è particolarissimo e sono buone. Allora, e poi andiamo all'ultima che è una giara grande e che cambia totalmente colore perché sono due blu, praticamente una verde. No, qui si cambia completamente colore e passiamo al giallo. Allora, questa qua è una Sweet Vanilla. Allora, questa qui, sono sincera, sa proprio di vaniglia. Cioè, non prezzo la vaniglia, di caramella mousse. Di caramella mussa praticamente e è buonissima. Questa non l'ho ancora accesa perché ho detto aspetto perché questa se no mi non dalla casa, lo sento già e quindi andiamo piano con la vaniglia. E praticamente questa qua ha dei fiori bianchi con la bacca di vaniglia. Ha il peso rispetto alle Yankee, magari ve lo dico, questa l'ho pagata 12, quella grande. Questa è 630, la Yankee 623, quella grande, quindi cambia veramente poco. Quella media è 4,11, però non so quante sono le Yankee, quelle medie. Non, guardateci perché non me lo ricordo. E quella piccola è 100, mentre le Yankee sono 104 grammi. Insomma, cambia veramente poco. Comunque, al 60% l'ho pagata quella cifra lì perché più o meno costano quanto le Yankee a prezzo pieno. Forse leggermente meno, tipo mi sembra che quella grande costa 24. Più o meno, quella media mi sembra che costa 18 invece che 24 della Yankee e questa qui piccola costa
8 euro, 9 euro. Costano leggermente meno di quelle della Yankee, però non vi voglio assolutamente convincere a comprare queste. Se vi piacciono quelle della Yankee, prendete quelle. Io, fra l'altro, dalla Yankee ho fa dovuto fare un ordine perché vi ho detto ho dovuto prendere l'Indomalid, che mi fido solo di quelli della Yankee, perché ho detto se devo metterle su una candela voglio che funzionino, e se loro li vendono e li hanno sempre fatti per le loro candele, li compro anche io per le mie. E non li ho presi i tarocchi, li vendono a meno, però non mi fido e quindi li ho presi originali. E insieme, visto che c'ero, ho preso anche un'altra candela che vi farò vedere quando mi arriva. Allora, cambiando genere, perché sennò non finiamo mai, ho preso per i fan di Harry Potter il libro di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Allora, io non avevo mai letto Harry Potter, ho visto il film, mi piace da morire tutta la saga, ma mi sono detta, mi piace la saga, ma perché non provo a leggerli? Magari mi piacciono. Poi io sono una lettrice accanita di un sacco di libri, ho detto, allora Harry Potter un po' mi intimoriva perché sono 7 libri, però mi sono letta tutti i libri di Bridgerton che sono 8 più 2 fa 10, con 2 spin-off praticamente, e quindi ho detto, senti, quelli sono 10, questi sono 7 libri. Perché no? Leggiamoli. Il primo l'ho già letto, questo in realtà sono arrivata a 70 pagine, niente di che. Però questa versione qua devo ammettere che è veramente fatta bene. Cioè, ora vedete magari la copertina, a parte la copertina che è rigida, non è di quelle flessibili come tante altre. È della Saragna Editore, se vi interessa. E la cosa bella di questo qua è che praticamente, ora vi faccio vedere. Un calma che non lo trovo. Allora, dentro c'è tutta la mappa di Hogwarts e praticamente c'è tutto il recinto, c'è tutto. È un disegno praticamente fatto, ispirato proprio a come l'aveva pensata la Rowling, che è l'autrice del libro. Penso che lo sappiano praticamente tutti. E in fondo ci sono delle curiosità sul fondatore di Hogwarts. Qua sono 4, quindi c'è anche la pagina dietro. E poi la cosa che più che altro mi piace è che per chi magari non ha visto il film e non se ne intende, in fondo c'è un glossario con le parole un po' strane che ci sono nel libro e che si trovano e che praticamente ci aiutano a capire meglio. Allora, io non ne avevo bisogno perché ho visto la serie, più o meno le cose sono tutte uguali, tranne alcune piccolissime cose, e quindi almeno per i primi 2 libri, i primi 2 libri sono veramente fedelissimi al film, cioè il film è molto fedele al libro. In realtà, comunque, sono veramente belli e quindi il primo mi è piaciuto, il secondo lo sto leggendo, ma per ora mi sta veramente piacendo tanto. Quindi ve li consiglio se non li avete letti o se vi può interessare, ok? E poi più che altro, dietro c'è anche Dobby, è bellissimo. Allora, il designer che ha curato queste copertine è bravissimo perché ha fatto dei lavori meravigliosi. E poi dentro è veramente una versione, secondo me, da avere. Cioè, chi non l'ha letto, comprate questa, secondo me, che è la migliore. Ce n'è un'altra a giro che ho visto, ma non è a livello, secondo me. E poi questa qui è quella originale, con i nomi originali dei personaggi, perché alcuni personaggi cambiano nome dal libro ai film, ma questa, secondo me, è veramente la versione che fa per voi. Allora, abbiamo finito con le cose strane, passiamo a Winx finalmente. Allora, prima cosa, cavolatina. Allora, praticamente ho finito la collezione dei braccialetti delle Winx, quelli che si trovano nelle patatine della San Carlo, che magari vi lascio il link qua di dove avevo aperto la prima busta di patatine. Allora, vi faccio rivedere anche Bloom. Allora, praticamente c'è Bloom, non so se si vedrà mai. Comunque, con il braccialetto rosa. Poi c'è Stella, con il braccialetto arancio, sempre in questa versione Enchantix. Ora speriamo che qualcosa metterà a fuoco. Poi vi apro proprio sotto gli occhi, perché queste non le ho ancora aperte, le altre. Allora c'è Flora, con il braccialetto verde, Flora, sì, con il braccialettino verdolino fluorescente, verde lime, poi c'è
un'altra che non ho ancora aperto, che è Musa, perché alcune non le ho aperte, l'ho lasciata nella scatola. C'è Musa nel braccialetto suo, che è praticamente viola. Ora vi faccio vedere Musa, se si vede. Infatti a fuoco. Sì, più o meno. Nel braccialettino viola. E poi c'è Tecna, che oddio, quale volevo aprire? Questo? Non mi ricordo, forse è lui. Prima di uno. Allora, perché di Tecna c'ho un sacco di doppioni. Chi fosse interessato, questi qua veramente li metto su Vinted. C'ho dei doppioni di Tecna e Aisha, che penso in realtà ce l'abbiano tutte, perché credo che siano quelle praticamente più vendute, più trovate, più tutto. Allora, di Tecna c'ha anche lei il braccialetto violetto, questo è Lille in realtà, con Tecna Enchantix dentro. E poi l'ultimo, che avevo già aperto, è Aisha, che anche lei ha il Enchantix nel fiore, ma ha il braccialettino non del colore di Musa, scusate, di Flora. Ah, questo qui che è tipo un verde acqua, più o meno. Allora, questi sono i braccialetti delle Winx che ho trovato. Ho, come vi faccio vedere, dei doppioni, che sono Tecna e Aisha. Ce n'ho 4 di questi, quindi ce n'ho un'infinità. E niente, ve li volevo far vedere perché, insomma, mi sembrava... Abbiamo fatto vedere il primo, visto che sono riuscita a trovare tutta la serie, tra l'altro abbastanza a culo, diciamolo, nelle patatine. Sono molto contenta e, cioè, non ho dovuto comprarli come fanno tanti per finire la collezione, perché sono riuscita a finirla da me. Allora, andiamo al primo pacco di Winx, che vi devo aprire. Allora, c'ho anche delle cose che ci ho messo per farvi vedere delle differenze. Allora, il pacco l'ho già aperto perché mi è arrivato un sacco di tempo fa e dovevo dare la conferma al venditore di Vinted, ma ci sono dentro le pixie. Le pixie, quelle praticamente nel bracciale, nel... Io dico, io chiamo portachiavi, ma non è proprio un portachiavi. Comunque ci sono le pixie. Queste sono Amore e Loquette. Poi ci sono Ciatta e Piff. Ciatta e Piff. Scusate i rumori, ma ho le seggiole che fanno casino. Poi c'ho Digit, che è bellissima. Questa è proprio identica a quella che avevo trovato in un altro video. Magari anche quello ve lo lascio qua. E questa Digit è bellissima. E poi c'ho una Livy, che sarebbe la pixie dei messaggi. E poi c'ho Tune. Allora, Tune e Livy ve lo fate vedere per ultime, perché sono della seconda serie. Vi faccio vedere in breve la differenza. Praticamente Tune è il braccio, insomma il portachiavi è un po' più lungo, se vedete. Cioè, e poi quelle prima serie hanno il pallino bianco centrale con un disegno che richiama la pixie. Quelle della seconda serie no, hanno semplicemente al centro un aggeggino di plastica glitterato, niente di più. Allora, vi voglio far vedere la differenza con quelle che ho già, perché mentre Piff e Tune mi servivano per finire la collezione, perché non le avevo in nessun modo e le ho prese aperte perché ho detto cosa fai, le trovi tutte a 6 euro, sono 7, non le prendi, visto che questi li vendono su Vinted qualcuno a 15 euro l'uno, ho detto no, li prendo perché poi dopo, tanto se no non li trovo più, qualcuno li compra. Vi volevo far vedere anche le altre che ho indossate. Ho, allora, Amore della seconda edizione, perché è quella senza pallino centrale. La differenza con lei è semplicemente che c'è il pallino diverso e il filo è più lungo. Basta, perché poi sono identiche. Ma queste sono veramente bellissime, perché hanno anche il dietro, perché queste sono nuove, mai aperte praticamente. Poi ho Loquette anche, che vi posso far vedere la differenza perché ho la seconda versione. Allora, questa non ci sarà mai dalla parte giusta per farvi vedere tutto. Comunque questa ha il pallino con la stella, questa non lo ha e è più lungo. Poi abbiamo Ciatta, anche vi posso far vedere la differenza perché questa è sempre seconda versione e questa è una prima versione, dove Ciatta praticamente c'è un fiore sul pallino bianco e anche lei è più
corte, perché poi la posizione sì, è la stessa, anche di chatta, ed è più corta anche lei. Poi di Digit no, perché Digit ho recuperato con il video che vi facevo vedere prima la prima versione, quindi questa è proprio doppione. Però lei non mi interessa se è doppiona, almeno la utilizzo e la metto come, diciamo, portachiavi, tra virgolette, allo zaino. C'ho un portachiavi di Stitch femmina, non so come si chiami, preso praticamente da Primark a 1,5 euro, ho detto ci attacco anche Digit, vuoi mettere? Va bene, poi c'ho Livy, che anche lei è proprio identica, quindi anche lei è doppiona parecchio, perché anche lei è della seconda versione e anche lei ha la farfalla in mezzo. Anche se questi penso che siano un po' random i ciondolini che mettevano al centro, però a parte quello, anche lei è doppia. Poi ho due incartate non doppie, che sono Discorda, che ora non la vedrete mai nel viso perché è girata. Comunque c'ho Discorda, che sarebbe la pixie del codice di Torre Nuvola, della scritta del codice. E poi la mia preferita, che è Livy, lo sapete, che è la pixie delle lucciole. Allora, queste per farvi vedere sono tutte quelle che vi ho fatto vedere incartate, seconda serie, tranne Digit. Mentre invece quelle nuove sono praticamente tutte prima, perché sono Amore, Loquette, Chatta, Pif e Digit, prima serie, con il pallino bianco. E poi ho semplicemente Livy e Tune, seconda serie. Però, vi ho detto, per 6 euro sono veramente bellissime e sono strafelice di averle prese. Ma andiamo alla cosa per cui ho fatto aspettare tutto questo tempo, cioè 10 giorni più o meno, da quando avevo promesso il video, perché c'è questa cosa che mi doveva arrivare dall'Olanda e è arrivata oggi. Allora, se ci fate caso, alla mia sinistra, ma per voi sarà la mia destra, ho messo la scatola dove avevo trovato la ninfea, quella che aveva insomma qualche problema, però nel playset che era venduto del villaggio delle Pixie. Ho trovato da questo venditore belga a, in realtà, uno sbotto se ci penso, però vabbè, la volevo talmente tanto che mi poteva chiedere, no, tutte le cifre no, perché l'aveva messa a troppo. Le ho fatto un'offerta, un po' lui l'aveva calata e abbiamo trovato un accordo. No, vi dico quanto l'ho pagata, sì, ve lo dico, l'ho pagata 30 euro. L'aveva messa a 60, alla fine, fra lui che l'aveva scontata e io che gli ho fatto un'offerta, a 30 l'ho presa. E è praticamente ninfea pixie da 12 cm. Lo so che forse per questa bambola qui è tanto, 30 euro, però mi piaceva troppo. Allora, lei è veramente... è nuova in scatola, mai aperta, e l'ho dovuta aprire ieri, quando mi è arrivata, ieri sera, perché aveva la scatola fuori, tutta schiacciata, ho detto no, vai, si è rotta, mentre invece la scatola non mi ero accorta che era molto più grande della scatolina di lei, perché la scatolina sua, io mi ricordavo che fossero leggermente più grandi, invece è piccola, ma probabilmente io avevo in mente la scatola quella con accanto, diciamo, la boccetta con i glitter profumati, non so se l'avete presente, comunque le fanno e quelle sono effettivamente più grandi. Comunque, allora, lei è ninfea, cerco di non fargli fare tanto riflesso. Allora, qui c'è l'artwork, qui c'è ninfea, che io, la mia è senza scettro, non so se sono tutte senza scettro, perché vedendo l'artwork c'ho lo scettro, in effetti lo scettro non c'è, però penso che sia nata così, cioè tutte sono così senza scettro. Poi ha le ali che si intravedono, che sono verdi e gialle, e poi ovviamente c'ha il, lo chiamo tipo diadema, con la pietra rosa e qui giallo. Poi nei capelli ha queste perline rosa colorate e ha le scarpe gialline, praticamente. Però non ha i guanti, se vedete anche i guanti non li ha, perché praticamente non sono stati fatti i guanti, perché era praticamente per giochi. Comunque questa qui è della Giochi Preziosi, ha lo stesso colore di praticamente delle Winx. A parte la dimensione della scatola, anche le Winx erano venute col sopraverde e il sottorosa, anzi fucsia. Laterale ha tutti questi cuoricini per far intravedere la bambola e le anche dall'altra parte ovviamente. Ma anche sopra ha questa apertura qua dove si vedono un pochino, scusate, i capelli e le perline meglio,
cioè addirittura il prezzo a cui è stata venduta, ve lo dico, 12,90, quindi pensate voi. Ah, e è, non vi ho detto, del 2006. Ah, le descrizioni sono sotto, non sono dietro. Comunque è della Rainbow del 2006, è chiaramente fatta in Cina, ma è praticamente importata e distribuita da Giochi Preziosi. Penso, come più o meno lo sappiamo praticamente tutti. E poi vi faccio vedere anche il dietro dell'artwork. Cioè dell'artwork, qui non c'è Ninfea perché Ninfea non è una delle fa delle pixie delle nostre sei fate, ma è una pixie del codice del villaggio delle pixie, quindi lei non c'è in questo artwork. Dopo abbiamo tutte le nostre fate nella seconda stagione con le loro pixie. E poi abbiamo, sono arrivate le mini fate, tante dolcissime pixie, tutte da collezionare e portare sempre con te. Allora, verissimo. L'unica cosa è che queste si trovano veramente con difficoltà. Io le cerco, si trovano un pochino meglio delle Winx, nuove scatola, vero? Però io vi assicuro che non pensavo mai di doverla prendere in Belgio. Pensavo che in Italia qualcuno nuove scatola che la vende si trovasse. Invece, siccome a me piace tanto Ninfea, se hanno fatto. Sapete che non lo so se l'hanno fatta Grimm delle Pixie da 12? Sarei curiosissima. Allora, se trovassi Glim, comprerei Glim subito perché è la mia pixie preferita, perché è troppo bella e vorrei assolutamente anche lei. Ho trovato una Pif, nuova scatola, però vuole ancora troppo il venditore. Se scenderà il prezzo la prendo, ma finché tiene quel prezzo io non la comprerò mai, perché costa troppo, perché non si può far pagare una pixie quello che costano. E sinceramente, cioè, 30 euro ci posso quasi stare, costava 13, sono passati 20 anni, 30 euro, nuova scatola tenuta bene, la compro. 60, no, tutto qua. Comunque, allora, ricapitolando, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti, Frozen, gli omolotti, il libro di Harry Potter, le candele e i braccialetti, insomma, sì, i braccialetti delle Winx e i portachiavi delle Pixie, ma Ninfea nuova scatola. Allora, scrivetemi nei commenti la fase che vi è piaciuta di più. Io spero che sia lei perché lei è bellissima. E niente, allora, ci vediamo nel prossimo video. Vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video come all'inizio, se non l'ho già detto. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Allora, penso che a questo punto non lo so che video faccio il prossimo. Quindi vi lascio un po' di suspense, perché in realtà tutti gli acquisti che ho fatto ve li ho accumulati tutti in questo video, radunati tutti qua. Potevo fare forse dei video separati, cioè potevo fare Winx e il resto in un altro video, però ho detto facciamo un video più grande, ma sì, e durerà 28 minuti, 30 minuti, non so quanto verrà, un casino. E vabbè, allora scrivetemi cosa vi è piaciuto di più. E vi faccio vedere anche che dietro ho messo la scritta con alcune cose, insomma, per richiamare il video e anche i fiorellini colorati. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci a tutti.